interessante vedere come, ma questo emerge anche dal volume, come in questo campo si intersechino questioni che sono evidentemente di carattere economico, quali sono per esempio l'allocazione dei profitti in questa catena di produzione degli esiti delle ricerche, a fronte una serie di attività che sono state definite come non retribuite, che svolgono i ricercatori. Ci sono questi profili, poi ci sono anche dei profili che non sono di carattere economico, ma che sono di carattere strutturale e riguardano, per esempio, quello che mi viene in mente come più evidente, il collegamento tra il lavoro di ricerca che ciascun individuo inserito nella comunità universitaria realizza, il collegamento tra questo lavoro di ricerca e la sua progressione nella carriera universitaria. Si tratta di un aspetto non valutabile economicamente, almeno non facilmente valutabile economicamente, ma che gioca chiaramente un ruolo. È chiaro che ragionando di questo argomento non si può avere un atteggiamento estremista, direi, almeno questo è il mio punto di vista. È molto appropriata la conclusione del ragionamento della dottoressa Giglia, laddove fa riferimento alla necessità di prendere atto dell'esistenza di modelli di business correnti, che chiaramente non possono essere demonizzati in quanto tali, ma che forse vanno rivisti alla luce del fatto che esistono altre opportunità e soprattutto un'opportunità di diversificare i canali per la divulgazione del sapere scientifico. Ci sono tanti altri profili di questo argomento. Uno dei profili è quello che riguarda la gestione dei diritti, non so se è questo di cui intende parlare l'avvocato Aliprandi, al quale in ogni caso do la parola, ringraziandolo per la sua presenza. Grazie. Io ho anche questo ruolo da regista.